tutti, sono Piera e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi vi insegnerò a cominciare a lavorare all'uncinetto, cioè il punto iniziale, e poi seguiranno una serie di video sul punto base, cioè la catenella, il punto basso, il punto alto e via dicendo. Vi insegnerò insomma i punti base per lavorare all'uncinetto. Iniziamo! Per lavorare all'uncinetto vi serviranno sicuramente un uncinetto. Io oggi vi mostrerò come lavorare con questo uncinetto, è in legno ed è di 4 mm. È una delle prime volte che lo uso, però mi trovo veramente molto bene. Non lo consiglio a chi è agli inizi, per chi è agli inizi consiglio questa tipologia di uncinetti qui. Sono di metallo e li potete facilmente trovare da Tiger, costano 1 euro all'uno, quindi non è nemmeno una spesa eccessiva. Per cominciare vanno benissimo. Sono fatti molto bene, non hanno imperfezioni, non si piegano e per il costo che hanno comunque sono veramente buoni. In questo video vi farò vedere come iniziare il lavoro, perciò proprio il punto iniziale, il cappio iniziale. È molto molto semplice, perciò non sarà un video molto lungo. Per fare il punto iniziale, cioè il primo cappio, prendiamo il nostro cotone. Io in questo caso uso questo cotone verde, che è un rimasuglio che ho trovato a casa, visto che sia mia madre che mia nonna lavoravano molto a ferri in un uncinetto. Ne ho veramente un sacco e questo qui è un rimasuglio, perciò ho detto vabbè, tanto non serve a nessuno per fare delle prove, va più che bene. Perciò prendete il vostro filo, tenetelo ben teso, arrotolatelo attorno al dito, a un qualsiasi dito, e create un piccolo cerchio in questo modo qui. Prendete la coda e mettetela così in mezzo al cerchio, poi prendete il filo all'interno, tiratelo fuori tenendo però la coda ben tirata, ed ecco fatto il cappio. Poi per lavorare semplicemente si infilerà l'uncinetto. Attenzione a non farlo troppo stretto, deve scorrere bene sull'uncinetto in modo tale che poi quando andrete a fare i primi punti, cioè le catenelle, riusciate a farli senza grossi problemi. Ve lo faccio vedere di nuovo. Prendete il filo, tenetelo teso, arrotolate attorno al dito. Se volete, poi successivamente in lavori un pochino più grandi, vi consiglio sempre di tenere una coda piuttosto lunga in fondo, perché quando andrete magari a fissare o a lavorare su lavori più grandi, avere una coda abbastanza lunga è molto comodo. Quindi fate il vostro cerchio, mettete il filo in questo modo, prendete il filo dall'interno del cerchio, tirate, e voilà. Se volete provare, infilate l'uncinetto, vedete è molto largo, però voilà, e scorre bene su tutto l'uncinetto. Bene, il video termina qui. Nel prossimo vi farò vedere come fare le catenelle e nei prossimi il punto basso e il punto alto. Alla prossima, ciao ciao.